Allora, quando si dice chi ha determinato questa situazione, perché la situazione dell'Anio è prefallimentare o comunque sulla soglia del fallimento, beh, è certamente chi ha amministrato. Sindaco, la inviterei ad ascoltare, non a chattare, è una questione di rispetto. Vorrei essere ascoltato in un gioco democratico. No, vorrei essere ascoltato. È bello, guarda, è bello ascoltare gli interventi. No, può darsi che io dica stupidaggini. No, no. Ma almeno il rispetto lo sta dicendo lei, può darsi, no, lo sta dicendo lei, però è così bello sentire gli interventi. Sì, ma se uno parla e l'altro chatta, ma gli interventi di spessore restano nella storia, soprattutto se vengono registrati. Va bene, andiamo avanti. Chatta e sente, va bene. E meno male che non fa pure le parole crociate, sennò avremmo completato la giornata. La deve smettere, è volgare, è ignorante, la deve smettere, deve avere rispetto anche di chi ci segue, la deve smettere, dissenta ma deve rispettare, ha stancato, ma si rende conto che ha staccato un consiglio comunale intero che sta sempre incendiato per colpa sua? No, scusi, consigliere Abate. Teleso, ci sono le sedi competenti per perseguirmi. Andiamo avanti. Consigliere Abate, la posso invitare? È chiaro, se no cammina il tempo. Io non le voglio togliere il tempo, se no lei dice al prefetto che le tolgo il tempo. E ancora sta chattando. E non sta camminando il tempo, la voglio invitare a... Sì, no, come le appartiene? Presidente, io se parlo ma... vorrei essere ascoltato. Eh sì, però lei ci consente di ascoltarlo se fa un intervento di livello. Io ho ascoltato il religioso silenzio l'intervento del sindaco. Il sindaco invece sta a chattare. Vabbè. Oramai, sindaco, vorremmo avere da lei delle risposte. Cortesemente, non continui a chattare, vorremmo delle risposte. Le sto parlando in maniera educata. Stiamo parlando di rispetto. Siamo di in dichiarazione di voto, grazie. Lei sta mancando di rispetto, grazie, a una città chattando mentre si sta parlando, sindaco, di un documento che non ci è stato dato. Può andare dato. Per favore è la dichiarazione di voto. È stata calpestata la democrazia. Consigliere. Perché noi su che cosa ci dobbiamo pronunciare? Dichiarazione di voto, grazie. Un parere pro veritate su che cosa? Possiamo leggere, possiamo sapere cosa questo avvocato ha detto? Abbiamo diritto a saperlo, sindaco, invece di ridere, guarda qua, rispondi! Sei pagato dalla città, rispondi invece consigliere... di guardare le stelle e ride! Questo è il sindaco che ride! Cosa c'è da ridere? Consigliere Abate, voglio sapere un documento propedeutico al nostro pronunciamento. Consigliere, Presidente. Ai sensi dell'articolo 51, sì? La richiamo ufficialmente con iscrizione nel processo verbale della seduta. Grazie. Bravo Presidente, bravo! Sta parlando il Presidente. Rinviato a giudizio per truffa al comune, presunto innocente. Grazie. Caro Presidente, allora io volevo sapere se io non... Lei può riprendere tutto il tempo, per me non è un problema. Può riprendere tutto il tempo, per me... Non sento, Presidente. Ma lei può riprendere tutto il tempo, non mi cambia la vita, glielo assicuro. Proprio, guardi, sono talmente sereno anche io, della mia laicità, certo, che non ho guardi anche io, bisogno ho dei suoi accorgimenti. Io ho detto, la ringrazio per la dichiarazione di voto dalla quale credo sia emerso, credo. Presidente, se è stato, ancora deve finire. Lei ha gridato come se fosse un luogo dove si vendono prodotti all'aperto. No, non si vende niente. Qui si calpesta la dignità. No, lei non rispetta la dignità di coloro che l'hanno votata. Non la rispetta, certo, perché se ha questo comportamento. Se ha questo comportamento è offensivo nei confronti di coloro che l'hanno votata. Grazie. In democrazia ci vogliono i documenti. Grazie, darei. Non quei documenti che voi nascondete. Va bene. Che voi occultate. Grazie. Che voi negate.
se si può accomodare, grazie, se si può accomodare, su grazie. Cosa mi devo pronunciare, io sindaco? Senta, su cosa mi devo pronunciare se mi viene negato un parere? Consigliere Abate, a me e a tutti i portatori consiglieri. Consigliere Abate, secondo me rischia la salute, glielo dico per lei. Prego, no, no. Può avere, glielo dico per la sua salute. No, l'olter cardiaco è perfetto. Salute, guardi, mi credo. È perfetto. La prego di bere un bicchiere d'acqua. Grazie. Grazie.